cerchiamo di riassumere un pochino qualitativamente le cose che abbiamo detto, facendo uno schemetto. Finale di questo tipo. Ok, e poi facciamo così, questo spostiamo un po' più giù. Allora, noi abbiamo visto tre tipi di stadi e tre parametri. Quindi abbiamo visto uno stadio CE, uno stadio CE con RE e uno stadio CC. Poi abbiamo preso tre parametri in considerazione, AV O', R in e R out. Allora, voi potete prendere e sostituire in ciascuna casella l'espressione che abbiamo trovato, no? Giusto per ricordare esattamente cosa abbiamo trovato. Non voglio fare quello adesso, io voglio semplicemente mettere delle informazioni qualitative. Allora, modo da ricordare. Prima informazione qualitativa, che riassumiamo qua, le amplificazioni intrinseche a vuoto sono negative per i primi due stadi e positiva per il terzo. Dal punto di vista del modulo, invece, abbiamo detto che questa è alta, che c'è un HFE a moltiplicare, questa, diciamo, è media perché cala all'aumentare dell'RE, e invece è bassa l'amplificazione di tensione nel caso dello stadio a collettore comune, viene più piccola di 1 il modulo. Quindi questa è la prima considerazione in base. Diciamo al tipo di configurazione sappiamo qualitativamente dove andiamo a finire nell'amplificazione. Per quanto riguarda la resistenza d'ingresso, in pratica c'è differenza tra questi tre stadi, perché nel primo stadio in pratica c'è soltanto RB in parallelo ad HE, negli altri due c'è RB in parallelo ad HE più qualcosa che dipende dalle R1 ed è moltiplicato per HFE, quindi può essere significativamente grande. Quindi io qui direi che questa la possiamo intendere come media, cioè di ordine HIE, e in questi due casi possiamo avere una resistenza d'ingresso alta, anche perché l'RB può essere alta, quindi il termine che si somma all'HIE può essere significativo. Ripeto, questo è solo un. Io voglio fare una tabella qualitativa qui. La tabella quantitativa vi viene automatica, potete prendere le espressioni che abbiamo scritto da stamani, no? Da ieri, anzi, e poi metterle insieme. La resistenza d'uscita invece abbiamo visto una cosa opposta, nel senso che in questi due casi avevamo una resistenza d'uscita alta, c'era RC in parallelo a 1 su HE, invece in questo caso, l'ultimo che abbiamo visto, c'è un HE diviso HFE più 1, no? Quindi può essere molto bassa. Quindi distinguiamo alta per i primi tre casi, due casi, bassa per il terzo. Va bene. Perché vi ho fatto questo schema? Perché in generale, se si fa una progettazione, ad esempio, di un circuito, uno ha delle specifiche, sa che cosa vuole ottenere, in base a quello che vuole ottenere, sceglie il tipo di stadio. Quindi è importante sapere se si vuole una resistenza d'ingresso alta, una resistenza di uscita alta o bassa, quanto si deve avere di amplificazione, perché di conseguenza si può scegliere lo stadio. Quindi da un lato
uno deve sapere l'espressione, dall'altro uno deve già sapere qualitativamente dove va a parare quando fa una scelta. Ok. L'altra, ecco, cosa che vorrei vedere adesso invece, cosa succede quando abbiamo un amplificatore a più stadi? Quindi a stadi multipli. L'amplificatore a stadi multi è fatto da più amplificatori in cascata, quindi devo immaginare di avere un generatore d'ingresso, il solito schematizzato con equivalente di Thevenin, e poi ho una VI1 e un primo stadio, chiamiamolo stadio 1, dal quale si esce con una VU1. Questa VU1 diventa la tensione d'ingresso del secondo stadio. Si esce con una VU2, la quale diventa la tensione d'ingresso, per esempio, del terzo stadio. E ne faccio 3, perché poi non è che si va all'infinito avanti, ma 3 effettivamente è un numero particolarmente utilizzato. A questo punto si ha l'uscita del terzo stadio e l'uscita del terzo stadio va direttamente al carico. Quindi la tensione d'uscita complessiva dell'amplificatore a più stadi è quella al terzo, se faccio un tre stadi. Questo è un tre stadi. Okay? Ciascuno stadio può essere uno degli amplificatori elementari con un singolo transistore che abbiamo visto finora. Può essere anche una cosa più complicata, ma insomma, qui facciamo un discorso un pochino generale basandoci su quello che abbiamo visto finora. E vedete, se io voglio analizzare un circuito a più stadi, mi fa comodo avere per ogni stadio circuito equivalente che abbiamo visto prima, perché a quel punto il circuito complessivo mi viene abbastanza maneggevole. Proviamo a farlo, no? Quindi che cosa devo fare? Prendo questo, questa qui è la VI1 e ora comincio a mettere i circuiti equivalenti, cambio anche colore. Quindi ho qui il primo circuito equivalente, avrò una RI1, metto un numero per distinguere l'uno dall'altro, qua ho AVO1' per VI1 e la resistenza d'uscita ROUT1, questo è il primo stadio. Poi vado al secondo, qui avrò l'uscita del primo stadio, coincide con l'ingresso del primo, la VI2. Avrò qui una resistenza d'ingresso in secondo stadio che è RI2 e poi mi viene al ramo d'uscita AVO2' per VI2 con resistenza d'uscita ROUT2 e poi arrivo all'ingresso del terzo stadio RI3. È la resistenza d'ingresso, la tensione d'uscita è AVO3, ops, ho fatto un sacco di cancellazione, AVO3' per ROUT3 e poi la resistenza RL. Questa è V, va bene? Ok, adesso possiamo fare il calcolo, tutto sommato il problema è piuttosto semplice. Come faccio il calcolo? Parto dall'ingresso e mi muovo verso l'uscita. Quindi prima trovo la VI1, che è un partitore, è VS per RI1 diviso RI1 più RS. Una volta che ho VI1 ho posso andare al secondo stadio perché ho la tensione d'uscita, posso calcolare qual è la tensione d'ingresso del secondo stadio ed è un partitore. Io qui posso ottenere che VI2
è uguale a una partizione della tensione generatore, quindi R2 per R2 più Rout 1 tutto per AVO1' VI1. Terzo pezzettino, VI3 è una partizione del generatore, quindi devo fare il partitore di tensione R3 diviso R3 più Rout 2 per AVO2' VI2. E per finire, V sarà la partizione di quest'altro generatore, quindi di nuovo avrò RL diviso RL più Rout 3 per AVO3' VI3. Questi sono quattro pezzi. A questo punto, vedete, sono andato dall'ingresso fino all'uscita e non mi viene difficile calcolare la funzione di trasferimento V su Vs, perché vedete, devo fare delle sostituzioni in cascata. Quindi al posto di V, per esempio, scrivo V, al posto di VI3 ci scrivo la seconda espressione, nella quale al posto di VI2 ci scrivo l'espressione ancora precedente, nella quale al posto di VI1 ci scrivo l'espressione che dipende da VS e poi faccio la divisione V su VS. D'accordo? Faccio una specie di, cioè raccolgo in modo telescopico, no, le cose, le incastro una dentro l'altra e faccio V su VS. Quindi, cosa ottengo? Facciamo un attimo mentalmente questo conto, no? Non voglio fare tutto il passaggio. Immaginate quindi di prendere e fare tutte le sostituzioni in cascata. Che cosa mi viene? Se faccio V su VS, io mi aspetto di vedere AV' per AV2 per AV3 e poi tutti quei partitori a moltiplicare tra di loro. D'accordo? È un passaggio che si fa abbastanza facile mentalmente. Quindi mi vengono il prodotto delle tre amplificazioni intrinseche a vuoto e il prodotto di tutti quei partitori di tensione. Di nuovo, se ci volete, insomma, non lo vedete direttamente così, provate a fare direttamente il passaggio con calma. Però, quindi ho AV totale è uguale a V su VS. E mi viene quindi AVO' 1 per AVO2 per AVO3 e poi qua ho RL diviso RL più RO3, Rout 3 abbiamo chiamato, Rout 3 per RI3 diviso RI3 più Rout 2 più per RI2 diviso RI2 più Rout 1 per RI1 diviso RI1 più RS. Quindi a parole l'amplificazione di tensione di più stadi in cascata è fatto dal prodotto delle amplificazioni intrinseche a vuoto e dal prodotto di tutti i partitori che il partitore di tensione che ottengo quando congiungo insieme i due stadi. Quando attacco i due stadi in cascata ho sempre un partitore che mi dipende dalla resistenza d'ingresso di uno stadio e dalla resistenza d'uscita di quello precedente. Me li trovo tutti, li vedete? Qui ce ne ho quattro perché ho, e se considero anche la testa e la coda, ho quattro partitori. Va bene? Allora, quindi, prima ho detto, quando abbiamo parlato di approssimativamente l'amplificazione, la funzione di trasferimento di 3, e questo è un concetto importante. Prima ho detto la funzione di trasferimento di 3 stadi in cascata è il prodotto delle tre funzioni di trasferimento, d'accordo? Questo è vero fino a un certo punto, nel senso, questa è una cosa che avete probabilmente studiato a teoria dei segnali, no? Dov'è che l'avete visto la prima volta? Concetto che se ho due stadi in cascata, la funzione di trasferimento è il prodotto delle due, a teoria dei segnali. Lì è vero perché quella è una circostanza molto particolare, quella in cui l'avete visto. Cioè, lì è vero perché avete fatto l'ipotesi che la funzione di trasferimento di un sistema
fosse indipendente dal contesto, fosse una proprietà intrinseca del sistema. D'accordo? In questo caso non è così, perché se io torno un attimo indietro, l'amplificazione, cioè la funzione di trasferimento di uno stadio, dipende dallo stadio che c'è prima e dallo stadio che c'è dopo. Abbiamo visto, dipende dal, per esempio, come minimo, dalla resistenza del generatore d'ingresso e dalla resistenza del carico. Non è indipendente da tutto il resto. Quindi, quando vado a fare la funzione di trasferimento di più stadi in cascata, non mi viene semplicemente il prodotto delle tre funzioni di trasferimento, perché ciascuna, cioè delle tre funzioni di trasferimento che ciascuno stadio avrebbe avuto per conto suo, perché gli stadi tra di loro si influenzano. D'accordo? Il risultato netto è che, ed è rigoroso quello che abbiamo trovato in pratica, che abbiamo tre amplificazioni intrinseche a vuoto e com'è che si influenzano gli stadi? Come si dice, si caricano l'uno con l'altro, cioè c'è un partitore di tensione, in questo caso, che è legato a ciascuna connessione di uno stadio col successivo. Quindi il primo segnato qui è legato al partitore dovuto alla presenza del carico, il secondo è dovuto all'ingresso del terzo stadio che carica l'uscita del secondo stadio, il terzo rapporto è dovuto all'ingresso del secondo stadio che carica l'uscita del primo, e l'ultimo partitore è dovuto all'ingresso del primo stadio che carica il generatore. Ok? Cioè, quando dico carica, strettamente vuol dire che scusate, chiede corrente allo stadio precedente, d'accordo? Chiedendo corrente allo stadio precedente causa una caduta sulla resistenza d'uscita dello stadio precedente, quindi una caduta di tensione. Quindi che cosa abbiamo qua? Abbiamo che questa parte è il prodotto delle amplificazioni intrinseche a vuoto. Tutta questa parte è un'attenuazione, perché è un termine che sicuramente è minore di 1 per costruzione. È positivo, ma è minore di 1. Perché in tutti i casi sono tutti partitori, quindi il denominatore è più grande del numeratore. Va bene? Allora, uno chiaramente in generale può dire che aumentando il numero di stadi in cascata può aumentare l'amplificazione, perché al termine prodotto comunque aumenta l'amplificazione. Non è automatico e non è scontato. È chiaro, ci riesce se non peggiora troppo le cose con i partitori, perché se aggiungo uno stadio, aggiungo un termine di amplificazione e aggiungo anche un termine di partizione. D'accordo? Il termine di amplificazione tira su, l'amplificazione, il termine di partizione la tira giù. Quindi tutto sta nel mettere gli stadi in cascata, nel stare attenti a fare in modo di non rovinare il guadagno di amplificazione che si ottiene con un peggioramento del termine di partizione. Beh, basta stare attenti. L'altra cosa da tenere presente è qual è l'amplificazione di ingresso e qual è l'amplificazione di uscita di uno stadio, di un amplificatore a più stadi. Questo è piuttosto facile come considerazione, perché vedete, questo si capisce bene da questo disegno, in pratica l'amplificazione di ingresso è l'amplificazione del primo stadio, si vede bene dal disegno, e l'amplificazione d'uscita è praticamente l'amplificazione dell'ultimo stadio, perché sape, anche proprio da definizione, se io spengo il generatore d'ingresso si spegne tutto e l'uscita vede soltanto Rout 3, d'accordo? Quindi questa è una considerazione da aggiungere: l'amplificazione, la resistenza d'ingresso del primo stadio è la Rin 1. La resistenza d'uscita del multistadio è Rout 3. Allora, cioè per concludere su questo punto, per quale motivo si usa un amplificatore a più stadi? Perché con più stadi io ho tanti gradi di libertà per scegliere i parametri che voglio dell'amplificatore. Cioè posso scegliere la resistenza d'ingresso che voglio, la resistenza d'uscita che voglio e l'amplificazione di tensione che voglio. Come faccio?
Il primo stadio lo scelgo in base alla resistenza d'ingresso, d'accordo? Tanto è quello dipende solo dal primo stadio. Quindi, in base a quello che mi è richiesto come resistenza d'ingresso, scelgo il primo stadio. Mi serve grande, ci metto un CIE con RE, per esempio. Mi serve più piccola, ci metto un CIE. Ci sono altri stadi che hanno resistenza diversa, insomma, noi abbiamo visto solo un piccolo insieme. L'ultimo stadio lo scelgo per la resistenza d'uscita, per avere quella che mi viene chiesta da chi mi chiede di fare l'amplificatore, per esempio. E lo stadio centrale o gli stadi centrali, se sono più di uno, in questo caso il secondo stadio, lo scelgo per avere l'amplificazione che voglio. Perché lo stadio centrale non influenza né la resistenza d'ingresso né la resistenza d'uscita, ma solo l'amplificazione. Quindi in questa sequenza, questo è anche il motivo per cui la situazione più comune è quella di un amplificatore a tre stadi. Perché con tre stadi ho i gradi di libertà che mi servono per fissare tutti e tre i parametri. Se ho esagerato con la richiesta di amplificazione, tre stadi non mi bastano, ci metto quattro stadi, faccio due stadi intermedi per tirar su l'amplificazione quanto mi serve. D'accordo? Quindi il motivo per cui comunemente si usano, cioè quando sono specifiche difficili da raggiungere con uno stadio solo, amplificatori multistadio, spesso tre stadi, è proprio perché è una soluzione che ci consente di imporre tutte e tre queste condizioni. Allora, io direi che per oggi basta, perché il prossimo argomento è un pochino più lungo e nel tempo che ci rimane non ce la facciamo. E prendo qualche domanda. Bisogna che. Ok, quindi fatemi interrompere.